Velocemente, linea alla regia, super spot, il secondo tempo tra pochissimo. Come può il design di un'auto darci sensazioni di guida come queste? Con la leggerezza, con un volante ridotto, con un cruscotto più alto per tenere alto lo sguardo. E semplificando per arrivare all'ergonomia pura. Così non ci sarà più distanza tra la superficie della strada e quella della nostra pelle. Voilà. Nuova Peugeot 308, designed for high sensations. Ed è una bella sensazione essere auto dell'anno. Peugeot. Eccoci rientrati. Iniziato il secondo tempo. Andiamo a bordo campo da Delfina D'Ambrosio per sapere se ci sono state sostituzioni. Guarda Flavio, non mi sembra ci siano state sostituzioni. Allora, grazie Delfina, seguiamo il cross di Fuselli dalla destra, pallone messo fuori da Cunzolo e allora rimessa laterale subito in zona d'attacco per la GSM. Batte Ledri con le mani per Gabbiadini, il passaggio di ritorno, Fuselli ragiona, adesso la GSM che cerca di stanare la Res Roma. Ludovica, allora a GSM che deve necessariamente trovare questo secondo gol, Res invece che deve continuare a ribattere qualsiasi cosa arrivi dalle parti di Pipitone. Esattamente, la GSM deve cercare in tutti i modi di raddoppiare perché altrimenti la partita non è sicuramente al sicuro. La Roma dall'altra parte deve difendere questo svantaggio minimo per cercare poi di agguantare il pareggio sul finale perlomeno. C'è il fallo di Pirone su Squizzato, calcio di punizione in favore della GSM, uno sguardo agli altri risultati, la Torres ha chiuso la partita contro il Riviera di Romagna, 3-1 per la formazione di mister Salvetti, il Firenze in vantaggio di due gol sul campo del San Zaccaria, intanto attenzione all'Edri, sì, posta il passaggio per Panico, c'è l'anticipo ottimo da parte di Colini. Resiste il vantaggio della Pink Bari contro il Pordenone per 1-0, 2-0 il risultato invece del Mozzanica contro il Como. Stesso risultato invece sul campo dell'Oropica in favore del Cuneo, che quindi sta vincendo 2-0 in casa dell'Oropica. E poi ovviamente il risultato di questo campo, 1-0 dopo i primi 45 minuti della GSM sulla Res Roma. Formazione di Melillo che adesso cerca di uscire. Palla al piede, c'è il fallo di Marconi su Pirone, abbiamo sentito fino in tribuna l'urlo di dolore dell'attaccante ex Napoli. Stretta di mano fra le due, si rialza Pirone, questa inquadrata invece è Marconi che ha sostituito all'ultimo minuto Salvai. Calcio di punizione già battuto, il colpo di testa di Fracassi. Nagni combatte con Squizzato, poi c'è il tiro dalla lunghissima distanza da parte di Pirone, pallone altissimo sulla traversa. Andiamo velocemente a ricordare quindi lo schieramento delle due squadre, la GSM con 1 Ostrom, 2 Squizzato, 3 Ledri, 4 Fuselli, 5 Marconi, 6 Di Crescio, 7 Bonetti, 8 Gabbiadini, 9 Panico, 10 Mendli, 11 Sipos, la Res Roma con l'1 Pipitone, col 2 Colini, col 3 Cunzolo, col 4 Fracassi, 5 Villani, 6 Morra, 7 Gambarotta, 8 Coluccini, 9 Ciccotti, 10 Nagni, 11 Pirone. Manovra sempre sul centro-sinistra la GSM con Mendli, lancio in profondità per Panico, pallone troppo lungo, fa buona guardia Cunzolo. E allora rimessa dal fondo in favore della Res Roma. È pronta Pipitone per la rimessa in gioco. Il lancio lungo verso il centrocampo, il colpo di testa di Villani, poi Squizzato su Nagni, Mendli, Villani non arriva sul pallone, l'anticipo di Cunzolo su Bonetti, poi torna il pallone verso l'attacco, Gabbiadini attaccata da Ciccotti, non riesce a mantenere il pallone, Cunzolo il lancio in profondità per Pirone, attaccata alle spalle da Marconi, combatte Pirone, poi il contrasto con Mendli, quello seguente con Sipos. Mendli gira su Fuselli che fa salire sulla destra Ledri, inesauribile Ledri, il passaggio in profondità di prima per Gabbiadini contro Morra, riesce a superarla solo per un attimo, all'indietro per Ledri, al limite dell'area, attenzione a Ledri, cerca il cross col sinistro, troppo alto per Sipos, che comunque applaude all'iniziativa della compagna, una delle migliori in campo Ledri, Ludovica. Sì, confermo, Ledri sta disputando un'ottima gara, davvero. Lo rivediamo, il cross col sinistro di Michela Ledri, impreciso, non arriva a Sipos.
E allora con molta calma Pipitone, quando siamo al quinto minuto di questo secondo tempo, è pronta per il rilancio. Colpo di testa di Sipos su Gambarotta, poi l'anticipo di Colini su Bonetti, poi Mendli, c'è un fallo. Fallo su Margot Gambarotta. Allora calcio di punizione in favore della Res Roma. Se ne incarica Cunzolo. Il lancio lungo per la corsa di Pirone e Nagni. Pirone di testa per Nagni, combatte con Squizzato, che recupera il pallone, poi il rimpallo. Non c'è angolo, l'ultimo tocco è dell'inquadrata Vanessa Nagni. E quindi rimessa dal fondo in favore della GSM. Se ne incarica ovviamente la numero 1, Hoekstrom. Pronta l'estremo difensore svedese al rilancio. Pallone che spiava a centrocampo. Sipos all'indietro per Marconi, poi Mendli. Ancora Sipos. C'è la sovrapposizione da parte di Marconi che libera lo spazio. Leggermente troppo lungo il pallone di Mendli di Sipos per Marconi. Rimessa laterale però in favore ancora delle scaligere. Il cross di Sipos. Morra anticipa Panico di un soffio. Poi mette male fuori il pallone Ciccotti. Gabbiadini. Si libera Panico. Non arriva sul pallone. Poi c'è l'anticipo di Gambarotta su Sipos. Gli applausi di Patrizia Panico e del pubblico dell'Olivieri. Rivediamo il cross di Gabbiadini. Bucano l'intervento sia Cunzolo che Colini. Dietro però c'è Gambarotta ad evitare che il cross arrivasse a Sipos, appostata sul secondo palo. Calcio d'angolo che sta per battere Panico. Batte corto per Gabbiadini al limite dell'area. Gabbiadini prova il tiro, stoppato da Pirone. Poi Mendli. Il rinvio da parte di Villani, combatte Nagni con Marconi, c'è fallo da parte della numero 5 sul capitano della Res, che conquista un ottimo calcio di punizione per far respirare le compagne. Vediamo qui la spinta alle spalle, giusta la decisione dell'arbitro, partita decisamente corretta e semplice da interpretare per il direttore di gara. Rimessa, rinvio con le mani da parte di Hoekstrom sulla sinistra per Marconi. Avanza Marconi, ha un po' di spazio, poi lascia il pallone a Mendli e fallo laterale, pallone messo fuori da Cunzolo. Marconi, Mendli, attaccata da Pirone, si rifugia all'indietro dove c'è Squizzato. Il lancio in profondità di Squizzato per Bonetti, poi Fuselli anticipata per un soffio da Fracassi. Ledri poi si allunga troppo il pallone, arriva Morra all'indietro per Pipitone. Il rilancio di Pipitone che rischia un po' troppo sull'attacco di Panico, però c'è il colpo di testa di Pirone per Ciccotti che non riesce ad arrivare su questa palla. L'anticipo di Griscio, poi Gabbiadini per Bonetti, controllo difficile per Tatiana Bonetti, davanti a lei c'è Morra, rientra sul sinistro, il cross in mezzo controllato da Fracassi che poi serve Pipitone. Il lancio lungo però è direttamente su Gabbiadini, attenzione a Bonetti che prova la conclusione, pallone centrale. 8:30 sul cronometro, tiro di Bonetti, facile la presa di Pipitone, di Griscio, lungolinea per Gabbiadini, cambio con Bonetti. Bonetti cerca il dribbling su Villani che riesce a toccare il pallone, non c'è fallo, l'arbitro lascia correre, allora Fuselli per Mendli. Si va dall'altra parte, siamo a sinistra, la discesa di Marconi. Marconi cerca addirittura la conclusione da lontanissimo, Bonetti, Mendli. Mendli trova Gabbiadini sul centrodestra, Gabbiadini ancora in posizione centrale per Fuselli. Pallone che torna dall'altra parte dove c'è Mendri, il cross in mezzo per Bonetti, attenzione a Gabbiadini, c'è l'anticipo da parte di Cunzolo, il lancio in profondità, Nagni combatte con Di Griscio, niente da fare. Decisamente diverso la stazza fra le due. Allora Di Griscio riesce a bloccare questa iniziativa della Res.
Siamo già sulla tre quarti offensiva del Verona con Panico che cerca il dribbling su Colini, trova il corridoio per Bonetti, c'è l'anticipo da parte di Cunzolo, poi Colini, Coluccini, Pirone, tutta in verticale questa azione della Res, per un attimo solo però Squizzato, attenzione alla discesa di Squizzato, lo slalom della centrale di difesa della GSM, però poi non ha trovato né la conclusione né il passaggio in profondità per Bonetti. Si lamenta un po' Pipitone con le sue compagne, hanno lasciato davvero troppo spazio. Andiamo a bordo campo, Delfina. Sì, si lamenta anche Longega perché dopo la bellissima azione poi non c'è stata la conclusione, quindi ha chiesto di essere un pochettino più incisivi. Eh sì, è un Verona un po' forse che si sta specchiando un po' troppo, cerca forse un po' troppo la manovra e poco la profondità, Ludovica. Sì, diciamo che arriva sempre ad un passettino e poi non riesce a trovare la giusta conclusione, quindi dovrebbe essere effettivamente più incisivo, un po' più determinato fino in fondo. Sarà calcio d'angolo per l'Ares. Si lamenta Di Criscio, che era andata al contrasto aereo con Pirone. Questa inquadrata invece è Ledri. Allora calcio d'angolo in favore della Res, se ne incarica Ciccotti. Arriva il pallone sul primo palo, si avventa Pirone su questo cross. Caos nell'area della GSM, poi Pirone rimane a terra, colpita al volto. È stato un contrasto abbastanza duro con Pirone protagonista, che era arrivata come un treno su questo pallone sul primo palo. Rimessa laterale per la Res, che si sta affacciando dalle parti di Hoekstrom. Pallone perso però, riparte la GSM, il colpo di tacco bellissimo da parte di Gabbiadini per Panico, che fa tornare il pallone in profondità al capitano della GSM. Buona la copertura da parte di Cunzolo e allora riesce a tornare in copertura la Res. Solo rimessa laterale per la GSM. Pallone per Ledri, poi Bonetti, ancora Ledri. Bonetti cerca lo spazio per il cross, Sipos ha cercato di coprire la traiettoria del pallone per trovarle poi il sinistro, alla fine non riesce nel suo intento, pallone che esce in fallo laterale, gamba rotta per Colini, il lancio in profondità ma sono troppo lontane sia Nagni che Pirone, qui rischia tantissimo Mendli con questo passaggio. Poi Bonetti perde il contrasto con Villani, pallone spazzato via. C'è una netta spaccatura fra il centrocampo della Res e la linea offensiva, così è difficile per la formazione di Melillo uscire fuori da questa situazione. Il cross di Sipos, la presa da parte di Pipitone. Questo è un tema ricorrente nel gioco della Res, il lancio lungo di Pipitone per la corsa degli attaccanti. Allora Pirone, che arriva fino sul fondo, riesce a tenere in campo questo pallone sull'attacco di Marconi. Eccola qui Pirone, stanchissima, tornava oggi dopo un infortunio. Ludovica, che partita hai visto da parte di Pirone? Ma diciamo che comunque sta facendo bene, cioè in generale diciamo che è una delle giocatrici che si sta rendendo più pericolose tra tutte. Diciamo che però la Roma è una squadra che fa della complessità, cioè dell'insieme, il suo punto di forza, quindi non valuterai tanto la prestazione della singola ma più diciamo la prestazione di squadra. Il cross in mezzo per Bonetti, che nonostante l'altezza è una che di testa ci sa fare parecchio. Pallone messo fuori, poi ancora il cross di Sipos, ancora una respinta da parte della difesa della Res, l'anticipo netto di Di Criscio su Nagni, poi c'è il fallo di Cunzolo sulla stessa Di Criscio, calcio di punizione dai 30 metri in favore della GSM quando stiamo per entrare nel quindicesimo minuto di questo secondo tempo. Resiste sempre la rete di Patrizia Panico. Dopo 3 minuti rivediamo qui l'irregolarità di Cunzolo su Di Criscio. E il disappunto poi sul volto della giovane numero 3 della Res Roma. Sul pallone c'è Di Criscio e Sipos. Di Criscio potrebbe anche avere una mezza idea di tirare da lì.
Vediamo Di Criscio, no, sceglie il passaggio per Panico, abbastanza complessa questa scelta, che infatti non riesce, pallone che però arriva sulla destra, il cross di Ledri, la presa di Pipitone che va immediatamente al rilancio verso Pirone, pallone troppo lungo, il tocco di Squizzato con la testa. Intanto Flavio sta per entrare, mi sembra, la Simonetti, stanno per chiamare il cambio. Ok, quindi Flaminia Simonetti con la maglia numero 13, eccola qui, attenzione però a Bonetti, dal limite dell'area, Bonetti non trova il giro col sinistro. Applausi per Tatiana Bonetti che si era fatta largo tra le maglie della difesa della Ressa. Adesso lo rivediamo, eccolo qui, salta netto Morra e Cunzolo, poi cerca l'angolo lontano. Pipitone però aveva coperto praticamente tutta la porta uscendo oltre la sua area piccola e sembrava in grado di poter respingere il pallone in caso fosse nello specchio della porta. Occasione a GSM dopo 16 minuti. Il rilancio di Pipitone a centrocampo, Villani in mezzo a Fuselli e Mendli, poi Gabbiadini, il rilancio di Cunzolo, riesce a controllare in qualche modo Nagni solo per un attimo, Coluccini poi non riesce a perfezionare. Sipos contro Gambarotta, Sipos cerca il fondo, il cross di Sipos ancora una volta, la testa di Colini, e sarà ancora calcio d'angolo per la GSM con la inquadrata Sipos e poi Colini. Anche per Colini un'ottima prova, sempre in anticipo, poche sbavature per questa ragazza che già dallo scorso anno si era messa bene in luce. Il calcio d'angolo battuto da Panico, la testa di Bonetti, pallone al lato per un soffio. Uscire per la Roma sarà Colini, perfetto. Rivediamo tutta sola Bonetti e come avevamo detto in precedenza non è un'ottima scelta per la Res lasciare sola Bonetti, staccare in area. E allora ecco il cambio, esce con la maglia numero 2 Colini ed entra con la 13 Simonetti. La Res Roma ha sostituito la giocatrice numero 2 Colini con la giocatrice numero 13 Simonetti. Ed ecco qui anche l'annuncio da parte dello speaker dello stadio. Siamo al 16° minuto del secondo tempo. Qui c'è un'irregolarità nella rimessa in gioco. Si riprende allora con la rimessa dal fondo di Pipitone, poi c'è fallo a centrocampo di Fuselli su Villani, si lamenta Silvia Fuselli, però la spinta su Villani c'era. Allora il calcio di punizione battuto da Cunzolo, pallone troppo alto per Pirone, poi guarda all'indietro verso la compagna e allora esce palla al piede Ledri, anche qui il lancio lungo però fa buona guardia Ciccotti, poi Nagni che trova il corridoio per Pirone, attenzione a Pirone che entra in area in mezzo a due, si allunga troppo il pallone, poi presa bassa Ostrom, sembra davvero sfinita Pirone. Mendli per la transizione del Verona, allora Sipos, c'è e viene servita Silvia Fuselli. Gabbiadini cerca il dribbling per il cross in mezzo, Panico! C'è fallo, c'è fuorigioco annullato. Annullato il gol della GSM. Non se ne sono accorte però forse, ecco adesso sì. Si arrabbia tantissimo Patrizia Panico. Sembrava fuorigioco, vediamo. Qui sul cross di Gabbiadini, ha toccato con il braccio qui Patrizia Panico, tocco con il braccio di Patrizia Panico, se ne è accorto il guardialine perché non era posizione di fuorigioco.
Allora rientriamo in diretta, quindi gol annullato a Patrizia Panico al minuto 19. Attenzione, il passaggio in profondità per Pirone, l'anticipo di Squizzato per un soffio. Il GSM deve stare attenta perché la Res Roma ha la capacità per trovare l'imbucata per Pirone e Nagni. Allora calcio d'angolo in favore della Res, si accende la partita quando siamo ormai nell'ultimo quarto. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Nagni, il pallone spiove in mezzo, non arriva Coluccini su questo pallone, allora riparte il contropiede della GSM, smorzato subito da Ciccotti, lancio in profondità per Pirone, cerca l'anticipo di Griscio, ancora Pirone che tiene il controllo di palla, poi va addirittura al tunnel. Niente da fare, ancora Res però che sta avendo uno scatto d'orgoglio, qui Morra non rimane in posizione offensiva e vanifica il passaggio trovato da Simonetti. Si torna indietro, Pipitone, colpo di testa di Coluccini, però dove c'è Sipos rincorsa da Nagni, c'è Mendri in posizione centrale, Mendri ancora Sipos, si gioca sempre da quella parte, Sipos bruciata Cunzolo sul primo metro, il cross in mezzo messo fuori da Simonetti, Mendri il tiro, la parata di Pipitone. Si stanno aprendo un po' le squadre, Ludovica. Sì, diciamo che questo gol annullato ha un po' riacceso la partita, la Roma si è caricata, ha provato subito a farsi in avanti, non c'è riuscita, la GSM si era vista un attimo in difficoltà e adesso sentivo il mister che diceva appunto sembra quasi che il Verona faccia dei passaggi in porta anziché dei veri e propri tiri, per cui Pipitone riesce diciamo con facilità a parare le conclusioni del Verona. Res Roma che adesso si sta affacciando con più insistenza dalle parti di Ekström, allora rimessa laterale in favore della GSM, della Res con Coluccini, il pallone per Pirone messo nuovamente in fallo laterale. Nagni cerca il dribbling, Nagni su Sipos, poi in collaborazione con Marconi riescono a togliere palla al capitano della Res, poi non si capiscono le due titolari della fascia sinistra. Allora ancora rimessa Res che rimane in attacco, Simonetti il cross in mezzo per Coluccini, attenzione a Morra che ha un buon tiro, lo prova ma viene stoppato da Bonetti, allora Ledri può controllare il pallone con tranquillità, Bonetti fa correre Gabbiadini, però c'è netto il vantaggio di Morra. Poi Fracassi che sbaglia il suggerimento centrale verso Simonetti, Fuselli, Gabbiadini, Ledri, 22-20 sul cronometro, stiamo nell'ultimo quarto di partita, il passaggio in profondità per Panico, attaccata da Consolo, ecco Mendli, il cross di Sipos, stacca Fuselli, ma prima di lei c'è Fracassi. Simonetti conquista una rimessa laterale che fa respirare un po' le sue compagne. Rimessa laterale battuta, Villani attaccata da Bonetti. Ha aspettato il fischio dell'arbitro Bonetti per il gioco pericoloso. Allora calcio di punizione in favore della Res. Flavio, tra poco ci sarà cambio anche per il Verona, entrerà il numero 16 Gelmetti, ancora ecco che stanno per chiamare il cambio, dovrebbe uscire la Gabbiadini. Okay, perfetto, grazie Delfina, la profondità di Villani per Nagni, colpita di Griscio, Nagni continua nella sua azione, fischiato il fallo su Nagni, la chiusura irregolare di Ledri. Calcio di punizione da posizione pericolosissima per la Res Roma quando siamo al minuto 24 di questo secondo tempo. Rivediamo, qui Nagni colpisce in pieno volto di Griscio con il gomito e poi questa effettivamente sì, è una chiusura irregolare di Squizzato e Ledri. Però quel gomito alto di Nagni forse meritava il fischio dell'arbitro, Ludovica. Sì, diciamo che un colpo in faccia sembrava anche piuttosto forte, forse l'arbitro avrebbe dovuto sospendere il gioco prima. E allora adesso si materializzano gli incubi di Longega, perché questo è un calcio di punizione che può fare male alla GSM. Sul pallone c'è Pirone e Villani.
ancora non è stato dato il via al cambio, quindi Longega aspetterà probabilmente l'esito di questo calcio di punizione. Parte Villani, poi c'è Pirone, il tiro di Pirone centrale, la parata di Hoekström. Ha cercato probabilmente il palo del portiere Pirone, però non ha trovato non ha trovato la traiettoria giusta. Abbiamo rivisto il tiro qui di Pirone. Rimessa laterale, pronto il cambio. Ecco il cambio dopo, dice l'arbitro, perché la rimessa è già stata battuta, quindi si deve aspettare ancora per l'ingresso in campo di Martina Gelmetti. Pallone per la Res, che adesso sta mettendo insistentemente il naso fuori, sbaglia lo stop Marconi e allora adesso c'è il cambio. Minuto 26, entra Gelmetti ed esce Melania Gabbiadini, linea alla regia per il mini spot. Giocatrice numero 16, Gelmetti. E allora si chiude la prova di Melania Gabbiadini. Ludovica un po' in ombra, probabilmente stanca per il doppio impegno in nazionale. Sì, sono convinta che probabilmente Gabbiadini al rientro appunto giovedì dalla nazionale non sia stata nel pieno della forma, giustificata quindi, e giustamente deve essere sostituita da nuova forza, nuova energia, quale può essere una Martina Gelmetti. Gelmetti che più di una volta la scorsa stagione ha fatto sorridere Longega, perché è una che comunque la porta la vede abbastanza bene. Calcio di punizione però per la Res Roma, che adesso sì che ci crede. Era proprio quello che sperava Fabio Melillo, rimanere in bilico fino alla fine della partita. Allora parte il cross di Ciccotti, la testa di Villani, pallone però che non arriva, utile alle attaccanti. Pallone rimesso in mezzo, però attenzione, pallone vacante. Alla fine Hoekström mette d'accordo tutti. Poi c'è un po' una piccola scaramuccia con Nagni. Niente di grave, riparte Ledri. Rilancio verso Panico. Spazza Ciccotti, poi squizzato. Mendli. Avanza Mendli. Lo scarico sulla sinistra per Sipos. Il cross di Sipos verso Gelmetti, che arriva di testa ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Subito in luce Martina Gelmetti. Il rilancio in avanti verso Nagni, squizzato, e poi Marconi perfeziona nel disimpegno. Fuselli sbaglia lo stop, poi vince il contrasto con Simonetti. Allora Fuselli, Gelmetti contro Fracassi, vince il contrasto Gelmetti. Rimessa laterale in favore della GSM. No, allontanati, no. Pallone per Gelmetti, attaccata sempre da Fracassi, non riesce Ledri a tenere il pallone in campo. Non cambia nulla sugli altri campi, sempre 2-0 il vantaggio del Firenze sul campo del San Zaccaria, del Mozzanica contro il Como e del Cuneo sul campo dell'Oropica. 1-0 invece il vantaggio della Pink Bari contro il Pordenone. C'è fallo di Simonetti su Gelmetti, allora calcio di punizione. Flavio, la prossima azione ci sarà cambio per la Res Roma, uscirà la Villani, entra la Nainggolan. Perfetto, quindi uscirà Erika Villani ed entra Rihanna Nainggolan, la sorella gemella di Raja. Ludovica è una giocatrice, una ragazza estrosa come il fratello, che però ha portato grande entusiasmo e soprattutto anche grande interesse verso la Res. Sì, ha portato tantissimo entusiasmo a questa Roma e infatti ci siamo tutti stupiti di vederla in panchina. Probabilmente sarà un po' la carta sorpresa che tirerà fuori appunto Melillo in questi ultimi minuti di gioco, questo ultimo quarto d'ora di gioco. Eh sì, perché siamo nel corso del 30° minuto di questo secondo tempo. Resiste sempre la rete di Patrizia Panico dopo 3 minuti ed è pronta ormai Rihanna Nainggolan ad entrare in campo.
che ricopre insomma poi il ruolo che ha Carragia nella Roma maschile, centrocampista centrale di grande forza fisica. Pallone intanto messo in mezzo da calcio d'angolo, battuto da Bonetti, messo fuori ancora Bonetti col cross dalla destra, Sipos anticipata da Gambarotta e poi pallone nel parcheggio sul tiro di Silvia Fuselli. Allora ecco il cambio, come anticipato da Delfina D'Ambrosio a bordo campo. Quando siamo al 30° minuto entra Rihanna Nainggolan ed esce Erika Villani. E allora si sistema subito a centrocampo Nainggolan a dare un po' più di vivacità al reparto centrale di mister Melillo. L'anticipo netto di Fracassi, poi manovra bene il pallone a centrocampo Simonetti. Cunzolo, il lancio in profondità, troppa approssimazione, troppa fretta da parte della numero 3 della Res. Pallone verso Ockström, che aspetta il movimento di una compagna per lo scarico. Trova Mendli che poi lascia Di Griscio. Fuselli, pallone di ritorno per Di Griscio, va al lancio in profondità Di Griscio per Panico, c'è l'anticipo da parte di Ciccotti, poi Simonetti si fa soffiare il pallone da Bonetti, l'anticipo poi di Cunzolo su Sipos, attenzione alla profondità per Pirone, l'anticipo da parte di Di Griscio, attenzione a Pirone che entra in aria, Pirone, il tiro, il contrasto decisivo da parte di Marconi, occasione enorme per la Res Roma. Eccola inquadrata Valeria Pirone che aveva trovato lo spiraglio per arrivare al tiro dal limite dell'area, decisiva la chiusura di Marconi. Combatte Simonetti con ottimo ardore, rivediamo qui, entra in area Pirone, il tiro sembrava ben indirizzato sul secondo palo, decisiva la deviazione di Marconi. Si resta sempre lì sulla tre quarti offensiva della Res Roma che più passano i minuti più comincia a crederci, anche perché ovviamente Ludovica, la GSM ha mosso il pallone tutto il tempo e la stanchezza comincia a farsi sentire. Sì, giustamente come dici tu la GSM inizia ad essere stanco e la Res Roma sta tirando fuori più determinazione, si sta facendo più vedere in attacco, mentre nella prima frazione di gioco era quasi invisibile, diciamo. Adesso sta tirando fuori una determinazione perché sta anche iniziando a crederci di più. Seguiamo Panico che punta Gambarotta, attenzione a Panico, lo scarico su Fuselli che lascia scorrere il pallone, Gelmenti però era già più avanti e Ledri adesso arriva per la sovrapposizione, c'è spazio per Gelmenti, il passaggio in profondità Bonetti esce dall'area, lascia il pallone a Ledri. Gelmenti trova lo spiraglio per servire Fuselli e l'anticipo da parte della difesa della Res con Cunzolo. Simonetti, una delle protagoniste positive della spedizione azzurra dell'Under 17 di mister Sbardella, che ha conquistato il bronzo mondiale ed è sicuramente uno degli elementi più interessanti di questa Res, soprattutto lì a centrocampo. Tanto si arrabbia molto Melillo e protesta per l'intervento su Vanessa Nanni che abbiamo visto pochi secondi fa. Sì, lo vediamo. E infatti l'arbitro va a parlare con il mister. Sì, l'abbiamo visto. Torna tutto alla normalità, rimessa laterale, battuta dalla Res, Nanni in mezzo a tre, poi non riesce a trovare lo scarico, riparte la GSM con Panico. C'è la sovrapposizione di Gelmenti, però Panico non trova il corridoio giusto per servirla. Adesso sì, ma è già troppo tardi. Allora sale Ledri, che ha corso davvero 100 km in questa partita. Intanto c'è una calciatrice del Verona a terra. Sembra si sia fatta tra l'altro anche molto male. È Marconi. Sì, interviene il medico. Sembra addirittura in lacrime. Sì, è in lacrime. Non abbiamo visto, non siamo riusciti a vedere cosa sia successo, ma davvero è molto dolorante la ragazza. Si contorce, diamo un attimo la linea alla regia, mini spot e vediamo un po' come si sviluppa la situazione.
Eccoci qui, inquadrata Marconi, che non so se riuscirà a continuare, ma io Ludovica ne dubito fortemente. Sì, la vedo molto molto dolorante. Però si è rialzata. Sì, si è rialzata, infatti non è intervenuta la Croce Rossa che era pronta a bordo campo. E allora fortunatamente Marconi si rialza, non siamo riusciti, probabilmente ha subito una botta al costato. Sì, sembrerebbe perché, di sì. Sì, dai movimenti sembrerebbe proprio un colpo al costato. E allora si riparte, pallone sulla destra, Gelmetti. Buono il movimento difensivo da parte di Nainggolan, che le toglie il pallone, poi Simonetti all'indietro per Morra. Stop al centrocampo di Mendli, che serve Ledri. Gelmetti è ancora in 10 da GSM, perché Marconi è a bordo campo. Bonetti attaccata da Morra, arriva anche Fracassi. Bonetti con un gioco di prestigio riesce a servire Gelmetti, il pallone in mezzo, l'anticipo da parte di Ciccotti. Pallone ancora però a disposizione delle ragazze di Longega. Fuselli all'indietro per Di Griscio. Pallone per Panico, fa buona guardia Ciccotti. Spazzato il pallone, anticipata Nagni da Squizzato. Simonetti trova Coluccini, che ha un po' di spazio, però ci mette un po' troppo a scaricare il pallone. Allora Simonetti, il dribbling di Simonetti su Mendri, che la stende e poi si arrabbia con le compagne. Il dai e vai di Simonetti con Cunzolo, poi Coluccini, continua la combinazione sulla destra da parte delle ragazze della Res, poi Panico stesa nettamente da Gambarotta, questo probabilmente è giallo, infatti è così. Intanto ufficializzano il cambio, entra Remera il numero 14 per il Verone e per il Verona esce Sipos. Perfetto, quindi esce Sipos con la maglia numero 11 ed entra Naila Ramera con la maglia 14, quando siamo al minuto 37 di questo secondo tempo, e allo stesso minuto è stata ammonita Gambarotta. Calcio di punizione in favore della GSM quando siamo arrivati al minuto 38 di questo secondo tempo. Sempre 1-0, sempre la rete di Patrizia Panico a decidere la gara. Ancora un fallo sulla numero 9 della GSM, stavolta il fallo è di Cunzolo. Ancora un cambio a disposizione di entrambi i tecnici. È pronta Mendli sul pallone. In 5 più Ramera al limite dell'area, pronte ad attaccare la porta di Pipitone. Parte lo spiovente di Mendli, sta sola Di Griscio e manca il pallone Gelmetti. Ingannata forse dallo stacco di Di Griscio, non ci credeva più Gelmetti, allora non ha trovato poi l'impatto con il pallone. Rivediamo Di Griscio che manca l'intervento, Fracassi ormai era tagliata fuori. Qui Gelmetti è andata col piattone, forse ci ha creduto un po' troppo poco. Ledri, il dai e vai stupendo con Bonetti. Ledri è pronta per il cross, lo trova, ma trova anche la deviazione di Fracassi. Allora un altro calcio d'angolo per la GSM, che adesso torna a spingere con insistenza. È pronta la nuova entrata Ramera dalla bandierina per battere il calcio d'angolo. Pallone basso, Panico, anticipata, poi c'è il tiro da parte di Fuselli, ma c'è il fallo da parte di Panico, che era stata anticipata da Fracassi. Eccola qui Panico che si lamenta un po' per questa situazione, e questa invece è Fracassi che ha subito il colpo. Rivediamo l'anticipo da parte di Fracassi e poi ovviamente Panico non poteva più fermarsi, perché andava ovviamente alla ricerca del pallone. 5 minuti. Sta per chiamare il terzo cambio la Res, entrerà Pittaccio con il numero 17 e uscirà Gambarotta con il numero 7. Perfetto, grazie Delfina. Quindi da fondo alle disponibilità in panchina Fabio Melillo. Attenzione, qui c'è fallo però di Nainggolan su Di Griscio, si era creata una situazione di 2 contro 2
Questa è l'inquadrata Rihanna Nainggolan. È data lo stacco con Di Criscio, però ha spinto un po' troppo. E allora via al cambio, entra come detto il numero 17 Pittaccio. È uscita con il numero 7 Gambarotta. Il lancio in avanti per lo stacco di Gelmetti, che non trova il pallone, però alle sue spalle c'è Bonetti per Fuselli. Il cross di Fuselli, Panico però non ci ha creduto, e allora è facile per Pipitone trovare il pallone. Il rinvio di Pipitone, non trovano palla né Ledri né Pirone. Allora Di Criscio per Gelmetti, la respinta di Fracassi, però sempre sui piedi della numero 16 della GSM. Arriva alle spalle Nainggolan, che subisce anche un colpo al volto, però c'è fallo da parte della belga, e allora calcio di punizione già battuto. Ramera la respinta di testa di Simonetti, poi il rinvio di Cunzolo. Allora Mendli cerca Panico, che prova il gioco di gambe, poi Fuselli. Mendli, il suggerimento in avanti per Ramera, che entra in area. Ramera prova il tiro, poteva fare meglio qui Ramera, mettere il pallone in mezzo. Eccola qui inquadrata, ha provato invece la conclusione ad effetto quando ormai mancano meno di 4 minuti, 3 e mezzo al termine. Il risultato è sempre di 1-0 in favore della GSM. Pallone a centrocampo, il contrasto fra Cunzolo e Mendli, lo vince la giocatrice della Res. E allora Nagni che trova Pirone, attenzione Pirone contro Di Criscio, in area Pirone cerca il fondo, Pirone lo trova, poi cade, non c'è niente per l'arbitro. Che rischio però per la GSM, Ludovica. Sì, anche se in realtà effettivamente do ragione all'arbitro, forse è stata un po' aggressiva, però forse effettivamente non era appunto da rigore, ecco. L'ha tenuta un po' per il braccio Di Criscio, è arrabbiatissima Pirone, ha rischiato tanto però qui Federica Di Criscio, perché magari un istante di troppo nel tenere il braccio dell'avversaria, l'arbitro forse il rigore l'avrebbe fischiato. Sì. Perché la trattenuta diciamo che c'era, sì. Però non è stata forse così evidente, così. C'è così da dire decisiva. che Federica Di Criscio ha un po' questo vizio di essere molto molto aggressiva quando arrivano appunto così pericolosamente in area, a volte rischia di essere un po' troppo aggressiva. E allora rimessa laterale quando siamo nel corso del 43esimo minuto di questo secondo tempo. Ledri vince il contrasto con Fracassi, il cross di Ledri direttamente sulla schiena di Morra, che devia in rimessa laterale. In bilico fino all'ultimo, e la Res ha dimostrato che nei piani alti della classifica ci può assolutamente stare. Partita di grandissimo sacrificio, di grandissima applicazione tattica da parte della formazione di Melillo, però non è finita perché manca 1 minuto e 40 più recupero. Gelmetti, il cross in mezzo basso, qui Pipitone non si è capita con Ciccotti, il pallone messo fuori, l'anticipo netto di Criscio, però l'arbitro non fischia fallo, si lamenta Di Criscio, Pirone, il fallo qui c'è da parte di Ledri e sarà giallo per Ledri. Forse qui un po' eccessiva la decisione dell'arbitro. Ledri, che nel frattempo era diventata capitano dopo l'uscita di Gabbiadini, quindi ammonita Ledri al 44esimo minuto del secondo tempo. Rivediamo qui, netto il fallo, forse eccessiva l'ammonizione. Calcio di punizione battuto da Ciccotti, il pallone messo fuori da Fuselli, Panico va alla rincorsa del pallone, lo trova, salta anche Morra, attenzione a Panico che punta Consolo, Panico ne ha di più, cerca il dribbling su Cunzolo, alla fine ottiene il massimo e quindi una rimessa laterale. Flavio, ci saranno 4 minuti di recupero. Perfetto, quindi si andrà avanti fino al minuto 49 in questo secondo tempo. Si
trova il cross la GSM con l'inquadrata Mendley. Pallone deviato in calcio d'angolo. Quindi poi al termine della partita Delfina velocemente con i due tecnici, che siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia. Sta per scattare il 45esimo in questo istante. E allora Mendley cerca lo spazio per il cross, attaccata da Pittaccio. C'è il raddoppio di Nagni. Alla fine Mendley trova il rimpallo giusto per la rimessa laterale. Siamo ormai nel recupero, resiste il gol di Panico dopo 3 minuti. Panico che qui cerca ancora Mendley, non c'è deviazione. Allora pallone che va alla res, che deve adesso alzare il baricentro per cercare il gol dell'1-1. Pallone che arriva a Pirone, sbaglia poi il controllo sull'attacco di Marconi. Pallone messo fuori da Coluccini, ancora rimessa laterale, 20 metri più in là, sempre per la GSM, che ha trovato lo spiraglio dopo 3 minuti. Poi qualche altra occasione, un paio clamorose, però poco altro. La Res è riuscita a controllare abbastanza agevolmente le trame offensive di Longega, un po' troppo lente forse. Allora Nagni, lo scarico per Coluccini che non arriva in tempo, qui Nagni poi entra duramente su Ledri e c'è giallo anche per Nagni al 47esimo del secondo tempo. Rivediamo, abbastanza gratuita l'entrata di Nagni. Anche lei sfinita, si dà sempre un grande affare Vanessa Nagni, sia anche in fase difensiva, va sempre ad accorciare verso il centrocampo, e questo il lavoro che le chiede mister Fabio Melillo. Poi chiaramente quando passano i minuti la lucidità viene meno, quando si deve anche coprire. L'intervento in fase di difesa di Marconi, che si è fortunatamente ripresa molto bene. Rimessa laterale già battuta. Trova lo spazio, ma c'è una segnalazione di fallo per la Res Roma, che adesso può salire scodellando un pallone in mezzo. E allora Pittaccio, Morra, Nainggolan, Coluccini, Nagni, adesso anche Pirone. Solamente in 3 più Simonetti, che resta sulle tracce di Bonetti a difendere la porta di Pipitone. Parte il cross di Ciccotti, Morra anticipata da Ledri, sarà calcio d'angolo. ...47 e 50 sul cronometro, la Res cerca il clamoroso pareggio allo stadio Olivieri di Verona. Il cross di Simonetti, il colpo di testa, il pallone messo fuori, Nainggolan, la deviazione da parte di Marconi. Rischia la GSM, ancora un calcio d'angolo per la Res, manca meno di 1 minuto, ancora Ciccotti, tutte dentro l'area, il cross in mezzo, non arriva sul pallone Pirone, la rete, il pareggio della Res, clamoroso con Valeria Pirone, quando siamo ormai al tramonto della partita, al minuto 49 il pareggio della Res con Valeria Pirone. E si è materializzato l'incubo di Longega, che è arrabbiatissimo, che ha calciato via una bottiglietta. Longega imbestialito con le sue ragazze. Delfina, le reazioni? Sì, è davvero arrabbiatissimo, l'avete visto, ha preso a calcio una bottiglietta, è rimasto senza parole da parte della Res, insomma tutte in campo, le ragazze in panchina, compreso l'allenatore, non ci si credeva quasi più, e invece poi è arrivato questo pareggio sofferto e raggiunto. Eccolo qui, lo rivediamo, non riesce a mettere fuori il pallone la difesa della Res e della GSM, Pirone come un falco si è avventata su questa palla vagante e ha messo in porta la rete dell'1-1, e così finisce la partita.
Questo è il nuovo Nissan Juke, testato per scatenare le tue emozioni. Nissan, innovation that excites. Personalizza la tua emozione. Nissan Juke da 179 euro al mese. Seduction is an attitude. Gamma da 9.950 euro. Renault. Drive the change. Nel 1994 siamo stati i primi. E ancora oggi continuiamo ad accompagnarvi su percorsi ordinari e straordinari. Toyota RAV4. Da 20 anni il SUV 4x4 preferito dagli italiani. Oggi tuo nella versione Active 2000 diesel a 23.750 euro. Come può il design di un'auto darci sensazioni di guida come queste? Con la leggerezza, con un volante ridotto, con un cruscotto più alto per tenere alto lo sguardo e semplificando per arrivare all'ergonomia pura. Così non ci sarà più distanza tra la superficie della strada e quella della nostra pelle. Voilà. Nuova Peugeot 308, designed for high sensations. Ed è una bella sensazione essere auto dell'anno. Peugeot. Sisal Match Point. 5.000 punti vendita, oltre 10.000 esperti al tuo servizio. Più di 1.000 eventi quotati ogni settimana. Sisal Match Point, il punto vincente del gioco, perché c'è un'informazione giusta per ogni scommessa. UEFA Champions League Official Sticker Collection da Panini.